30.000 visitatori in 6 mesi. È un risultato davvero eccellente, quello centrato dalle meraviglie dello stato di Chu. La mostra evento dedicata alle testimonianze di un regno leggendario dell'antica Cina, che a partire da marzo è stata ospitata in 3 diversi poli museali del Veneto. Adria, in provincia di Rovigo, Este, nel Padovano, e il Museo di Arte Orientale Capesaro di Venezia. Un successo tale da meritare una proposta fino all'autunno, che è stata comunicata ad Este nel corso di una visita della delegazione cinese dal Museo Provinciale del Hubei. Per la prima volta nella sua storia, un corpo importante di quasi 100 reperti dello stato di Chu, quindi siamo nel IV-V secolo a.C., varca la Grande Muraglia e viene fuori dalla Cina. E per la prima volta al mondo viene qui tra Este, Adria e Venezia. La legge cinese non consente oltre i 6 mesi, però stiamo lavorando, io la scorsa settimana ero a Xi'an, stiamo lavorando con, non a caso abbiamo una commissione, una delegazione qui oggi, per poter avere la possibilità di estendere questo termine, magari di un mese o anche se possiamo qualcosa di più. Pare che ci verrà concesso, anche questa sarà una cosa molto particolare perché non è mai accaduto. Meraviglie dello Stato di Chu nasce da un progetto di scambio culturale che proseguirà l'anno prossimo in Cina, dove verrà inaugurata una grande mostra di reperti legati ai Veneti antichi. Allungheremo appunto la mostra in modo tale che possa essere strumento educativo per le nostre scuole, quindi in uno scambio culturale tra le scuole di Adria e di Este. E poi soprattutto stiamo investendo e pensando alla seconda parte, quindi ai nostri reperti che andranno in Cina il prossimo anno, nel 2017, legando questa grande storia tra due città come Este e Adria, ma anche con la grande storia di Venezia, di questa città che ha legami profondi, culturali, commerciali con la Cina. Io dico grazie a Este per essere stato centro di una cultura così importante. Dico grazie al territorio per aver reso il territorio di questa bellissima regione che è il Veneto una fucina di arte, di storia e di ricchezza. E devo dire grazie anche per aver dato i Natali poi a quella grande segno e grande potenza civile e di civiltà che fu la Repubblica di Venezia. Ecco perché proprio oggi il Polo Museale ci ha confermato che la mostra che porterà la storia del Veneto in Cina concluderà il suo momento storico con la figura di quell'uomo che per la prima volta portò la Cina da queste parti, e parliamo di Marco Polo.